Bene, eccoci qua puntuali all'appuntamento, vedo che cominciano ad arrivare le persone, benvenuta. Benissimo, perfetto. Quindi vuol dire che funziona tutto, sono felice. Benissimo. Diamo soltanto qualche secondo. Ciao a tutti, benvenuti. Oggi in un'insolita veste, eh? Grazie Anna, carissima, grazie. Grazie di avermi invitato a questa università Lux della conoscenza e quindi sono onorata della fiducia che hai riposto in me, spero di essere all'altezza, perché invece di fare la pratica farò solo la grammatica, come si suol dire, però ritengo che sia importante. Anche sapere la storia della metafonia. Quindi Salvatore, onorata, carissimo. Allora, questa è insomma, la mia idea, che mi sono un po' fatta un programma in generale. Io volevo presentare la metafonia per come mi sono avvicinata io, per come l'ho conosciuta io, no? Quindi le cose a cui mi sono appoggiata e che in qualche maniera mi hanno illuminato su questa possibilità, ecco, la chiamo possibilità, no? Quindi per chi non mi conoscesse, perché giustamente non è che sono così conosciuta, mi chiamo Ilde Genoese, sono una pittrice, diciamo che la pittrice è la mia passione da sempre. Sono abbastanza grande e senza dire l'età perché non sta bene e ho avuto sempre tanti interessi, ho lavorato ovviamente, ho fatto sempre la segretaria, ho lavorato sempre nell'ambiente diciamo della moda e sono una madre di famiglia, sono sempre stata impegnata nel sociale, quindi devo dire che nella mia vita chi mi conosce lo sa, non sono stata mai una che si è tirata indietro. Attualmente sono nel direttivo di Italia Nostra, della sezione Valdarda, che si occupa della salvaguardia del patrimonio italiano e la tutela del patrimonio italiano per quel che si può fare, perché sappiamo che diciamo che è un'impresa ardua, ma le imprese ardue fanno parte della mia vita. Poi sono stata consigliere comunale, ho fatto volontariato per tanti anni, ho guidato le ambulanze, e quindi per 9 anni, e quindi sono una madre di famiglia, quindi sono una persona con una vita assolutamente normale, se non fosse che diciamo che io a 17 anni ho avuto un'esperienza di NDE, quindi di esperienza ai confini della vita, in un'età dove ovviamente non era l'ultimo dei miei pensieri. E questa esperienza oltre ad avermi fatto dare uno sguardo, come si suol dire, proprio uno sguardo nell'aldilà e aver aperto immensamente la mia mente, pure nella mia giovane età, perché 17 anni, ovviamente avevo in mente gli amici, la compagnia, la moto, divertirmi, però non certo, diciamo, le cose spirituali, ecco, diciamo così. Però mi sono accorta che da quell'esperienza incredibile, dove veramente ho toccato con mano l'esistenza di un'altra realtà oltre quella, diciamo, terrena, mi è rimasto comunque all'aperto, no? Quindi io da sola ho fatto tutto un percorso di conoscenza, di ricerca, di crescita. Questo non vuol dire che io mi sia messa, subito, diciamo, a cercare chissà che cosa, ecco, però mi accadevano delle cose molto particolari, no? Quindi veramente strane, e quindi mi sono posta delle domande, no? Perché chiaramente ho cominciato a leggere dei libri, ho cominciato a capire qualcosa anche di quello che mi era successo, perché inizialmente l'avevo vissuta come una cosa che era successa solo a me, non trovavo riscontri, poi il tempo ti mette sempre le persone giuste, davanti ai libri giusti, quindi in qualche maniera sei sempre assistita, no? Come se tu dovessi arrivare a fare un percorso, fino ad arrivare chiaramente alla metafonia, che è quello di cui ci occuperemo. Io premetto, nella metafonia ci sono stati molti, molti personaggi che hanno dato il loro contributo, tantissimi, ed è difficile secondo me parlare di tutti bene. Io ho dei libri sulla metafonia, peraltro li avevo acquistati in un'epoca in cui la metafonia era uno dei tanti interessi, ma non l'interesse, perché comunque diciamo è una cosa che mi incuriosiva, ma che
tutto sommato ritenevo che potesse essere frutto della suggestione, potesse essere frutto di un condizionamento mentale. Diciamo che non gli avevo dato molto affidamento, ecco, diciamo che inizialmente è stato così, pur avendo letto dei libri, avendo visto dei filmati di personaggi come Bacci, così, insomma, ero un po' perplessa, no? Però comunque quando una cosa fa parte della tua vita, in qualche maniera poi ci entra, capito, di petto. Infatti, diciamo, il mio battesimo esattamente è stato l'incontro con Riccardo Di Napoli, perché quest'uomo mi ha proprio aperto la mente su questa cosa, sulla metafonia. Ha vinto tutte le mie resistenze, soprattutto lui come persona, e ne parleremo poi anche di lui sicuramente, anzi più di tutti, perché secondo me io posso parlare più, diciamo, con cognizione di causa, perché avendolo conosciuto personalmente come uomo, diciamo, come metafonista, ma anche come amico, quindi anche fuori dall'ambito metafonico, penso di aver avuto comunque anche una conoscenza più approfondita, ecco, quindi posso parlarne a ragion veduta. E lui è stato il mio esempio, la mia guida, e mi ha illuminato, perché comunque la metafonia a me personalmente ha cambiato la vita, ha veramente cambiato la vita, perché io l'ho incontrata, non ricercata, quindi non ho cercato la metafonia per consolarmi, perché cercavo qualcuno, perché afflitta da un lutto, cioè come tutti ho avuto i problemi nella mia famiglia, ho perso il papà, però non è stata quella la molla che mi ha fatto cercare la metafonia, cioè io non ho mai cercato il contatto, mai, proprio non mi interessava. E invece, conoscendo Riccardo Di Napoli, mi ha talmente convinto, perché ho sentito la sua metafonia, e soprattutto mi ha convinto lui come persona, perché era assolutamente una persona bravissima, onestissima, quindi conoscere lui, conoscere la metafonia è stato tutt'uno per me, e io ho detto: no, questa persona è assolutamente seria, quindi questa cosa è possibile, no? Peraltro lui, diciamo che in qualche modo mi aveva anticipato quello che sarebbe stato poi il mio futuro, no? Perché lui era assolutamente convinto che io fossi tagliata proprio, come parole sue, per fare metafonia. Lui era rimasto molto colpito, perché quando c'è stato il nostro incontro, in qualche modo, diciamo, la metafonia si è fatta presente a me, cioè io non ho chiesto nulla per me, ma anche se non all'epoca non avevo chiesto nulla, sono arrivati a valanga i messaggi, quindi, e peraltro nel silenzio più assoluto, quindi lui mi ha detto: ma ti rendi conto di quello che sta succedendo? Ma tu sei veramente, come posso dire, portata per questa cosa? Ho detto: tu non te ne rendi conto perché non conosci la metafonia, quindi non ti rendi nemmeno conto che loro stanno facendo spazio nel nastro per parlare, per parlarti, cioè è come se dilatassero il nastro. Poi mi ricordo che c'era una persona presente in sala, perché la sua associazione, che penso che sia stato un ingegnere, un tecnico, diceva: vi rendete conto di cosa sta succedendo in questo momento? Quindi l'ha detto proprio. Tu che sei un tecnico capisci la mia meraviglia, quindi, e parlava lui come se soltanto lui potesse in quel momento capire che il nastro, parole che io poi mi sono fatta spiegare da Riccardo, ma cosa intendevi? Lui mi ha detto: come se il nastro si fosse dilatato, avesse creato uno spazio, cioè fra le tue parole, mentre tu parlavi, io ho registrato, e fra una parola e l'altra c'è il messaggio, quindi è come se si fosse dilatato. E quindi questo è stato il mio percorso, no? Quindi, da qui è nato il mio interesse, e chi mi conosce sa che la metafonia, io l'adoro, nel senso che ho il massimo rispetto, come posso dirvi, ritengo che sia un mezzo privilegiato di comunicazione, chiaramente se fatto con tutti, diciamo, le regole del caso, anche, diciamo, regole in tutti i sensi, diciamo. E quindi questa cosa mi ha impassionato al punto che mi ci sono dedicata veramente, anima e cuore, come si suol dire, veramente tanto. Devo dirvi che i libri di metafonia che ho letto nel passato e che ho ripreso in mano per diciamo, questo percorso che faremo, ne ho un pochettino, qualcuno purtroppo sono in altre librerie, non sono riuscita a recuperare visto la situazione che non ci si può muovere. Comunque, li ho riletti ed è stato veramente interessante rivedere rileggere questi libri da metafonista. Ecco, perché quando li avevo letti, io li avevo letti da persona
che si vuole informare, curiosa, ma non da metafonista. E quindi adesso, rileggendolo, su tante cose mi sono ritrovata. Infatti, io ho detto a Anna: guarda, è stato proprio bello questa cosa, questo lavoro, no? Perché io mi sono prefissa un programma, non parlerò di tutti i metafonisti, ma soltanto di alcuni metafonisti, perché sarà impossibile parlare di tutti, no? Che ce ne sono tantissimi anche nel mondo. Quindi ritengo giusto chiamarne, diciamo, nominarne qualcuno che comunque è comunque un esempio illuminante per tutti, no? E devo dire che è stato un lavoro molto interessante, secondo me. La metafonia, fondamentalmente, che cos'è? La metafonia è la possibilità, io chiamo possibilità, ok? Di comunicare con altre dimensioni. Va bene? Questo è possibile se fatto con certe regole. Non è casualità, non è suggestione, chi mi conosce lo sa perfettamente. Come posso dirvi, quando tu hai delle comunicazioni di senso compiuto con dei nomi, con dei fatti assolutamente personali, non si può parlare di casualità, ok? E quando le persone dicono, anch'io ragionavo così, forse sembra di sentire, forse. Però quando la fai e la fai veramente bene, ti rendi conto che tutte queste cose non hanno fondamento, cioè alla fine l'albero si conosce dai frutti, ecco quello che voglio dire. Se tu in una comunicazione riesci a ricevere la voce di una persona con la sua voce che aveva in vita, e questo è successo ad altri metafonisti, non solo a me, quindi non succede sempre, è vero, questo lo devo dire, succede, non so, una o due volte su 10, però succede. Ok, quindi abbiamo la possibilità di comunicare con l'altra dimensione, arrivano con la loro voce, magari dicono il loro nome, dicono dei fatti molto personali di cui io non posso assolutamente essere a conoscenza, soprattutto quando faccio le dirette aperte a tutti, e insomma chi mi conosce lo sa, rimango sorpresa anch'io delle volte, delle cose che capitano. E quindi io ho escluso, escludo a priori che sia casualità. Escludo a priori che siano comunicazioni che sono presenti nelle lettere, che tu le capti, perché parlano della quotidianità di queste persone. Quindi se dicono delle cose che avvengono in casa, ok, fatti che avvengono in casa odierni, nei sei attuali, non è possibile che sia una memoria a cui tu vai a attingere. Forse per altre cose è possibile, ma non per questa. Questa è una cosa che assolutamente andrebbe studiata, andrebbe, io non ne ho deve essere un tecnico, un ingegnere, e poi non so nemmeno se poi si arriverebbe a un punto, perché comunque leggendo il libro di Jurgenson, che spero di parlarne se ce la facciamo oggi, mi sono resa conto che anche lui aveva cercato in qualche modo di legittimare la metafonia, passando da persone che avevano competenze assolutamente tecniche. Però alla fine il punto era che queste comunicazioni arrivavano, lasciavano sbigottiti magari i presenti, ma tecnicamente capire come avvenissero non era possibile, cioè non si capiva se era la persona che comunicava, che riusciva a interagire con le energie, diciamo, elettromagnetiche, se si confondeva con la medianità, se chi fa metafonia è medianico, quindi riesce ad avere un'energia in più per comunicare. Insomma, alla fine un punto non si è arrivato, no? E malgrado queste persone di cui parleremo in questi appuntamenti che abbiamo insieme, hanno cercato con tutte le loro forze di legittimare la metafonia, sia Jurgenson che, voglio dire, Rodive, che altre persone, Bacci, e ne nominerò tanti, hanno cercato di raccogliere tutte le voci, catalogarle. Voi pensate che la metafonia all'inizio, quando è partita, si faceva, che è proprio agli inizi, sulle bobine, capito? Sui bobinoni, quindi pensate al lavoro immenso. Poi siamo passati alle cassette, anche lì le cassette andavano registrate, poi andavano svitate, andava girato il nastro, potete immaginarvi cosa poteva succedere, no? Perché bastava un minimo, si appiccicava, perché un nastrino leggerissimo delle cassette, andava rigirato per poter riascoltare e verificare che sul rovescio, il famoso reverse tanto decantato, che altro non è che un rovescio di un nastro, ci fossero delle frasi di senso compiuto. Ecco questo che volevo farvi capire. Quindi, e poi siamo arrivati ultimamente, ma al computer, con i programmi di registrazione che hanno il merito quantomeno
di essere delle puliti, nel senso che tu fai una registrazione, la puoi rovesciare, puoi rallentarla, puoi ampliarla, puoi togliere il fruscio, hai delle opzioni, ok? Hai delle opzioni su cui tu puoi intervenire, ok? E quindi in qualche maniera rendere più fruibile il messaggio che tu ricevi. Perfetto, però sono delle minime operazioni, ecco quello che voglio dire, sono delle minime operazioni, non sono cose che sconvolgono completamente tutto il discorso. Un'altra cosa che volevo dirvi, oltre al fatto di questo che è la parte tecnica e che tutti hanno fatto in varie maniere, io mi sono sempre domandata se fosse utile questo lavoro di catalogazione, di archivio di tutte le voci. Io ne ho ricevute centinaia, con delle prove a volte veramente eclatanti, anche diciamo a livello personale. Però le ho tutte queste cose, no? Però alla fine mi sono chiesta, ma fra 50 anni, 100 anni, se una persona riprendesse in mano il mio lavoro, cosa capirebbe? Nel senso, le persone che sono state testimoni di un avvenimento eccezionale, tipo sentire un proprio caro che torna con la sua voce, o dire dei fatti personali della vita, di quel momento, che il messaggio ricevuto in quel momento provoca una grande commozione, grande gioia. Queste cose come faccio a fermarle nel tempo? Chi prende in mano il messaggio fra 50 anni non sa che quel messaggio è arrivato con la voce, esatto, dei propri cari. Non sa che quel nome corrisponde veramente al figlio, al padre, alla madre di questa persona. Quindi in qualche maniera già viene delegittimato, diciamo, il messaggio in qualche modo, perché viene spogliato del vero significato spirituale che ha, che poi è questo, no? Perché loro quando mi parlano di metafonie, diciamo dall'altra dimensione, dicono sempre che questo deve essere una specie di pronto soccorso spirituale, cioè deve aiutare le persone nel momento di estremo bisogno, che non vuol dire la guarigione, vuol dire aiutarle a gestire l'emergenza, stabilizzarle come farebbe un pronto soccorso, stabilizzarle spiritualmente. Questo avviene, devo dire che delle volte avviene in maniera pazzesca. E questo mi dà la forza, di continuare su un percorso che ovviamente, come potrete immaginare, non è dei più semplici, no? Però ritengo che sia importante farlo, soprattutto perché comunque la metafonia, come posso dirvi, è una cosa oggettiva, cioè non è la persona o il medium di turno che dice mi sento, vedo, ecco, allora lì uno può dire, ah, beh, però mi ha letto nel mentale, ah, però può averlo intuito. Letto nella mia mente, intuito in qualche modo, il mio atteggiamento. Qui c'è poco da intuire, nel senso, un messaggio o c'è o non c'è, si sente o non si sente. Tenete presente che i messaggi spesso io li faccio sentire in diretta, quindi anche le persone che sono agli inizi, diciamo, in qualche modo riescono. Se non tutti i messaggi che ricevo, ma buona parte a sentirli con le proprie orecchie, quindi quando dico certe cose assumono un significato sicuramente diverso se sentiti con le proprie orecchie. Avete capito? Cioè, un ti voglio bene detto così, o un ti voglio bene sentito con le proprie orecchie, magari con la voce del proprio figlio, mettiamo, del proprio caro, papà, mamma, ha tutto un altro peso, ha tutta un'altra consistenza. Ecco, quindi queste sono tutte le mie, diciamo, riflessioni che ho fatto, no? Che ho fatto su questa cosa. Adesso, tornando, diciamo, un po' a quello che è il discorso proprio nostro, quello che volevo dirvi. Volevo fare una specie di percorso ideale dall'inizio, ecco qui, un percorso iniziale proprio dall'inizio della metaforia andando avanti. Io adesso non risponderò ai vostri commenti perché sennò perdo il filo, diciamo, del discorso, però voi sapete che dopo mi metterò, cercherò di rispondere ai vostri commenti. Quindi, la metafonia quando è nata? Quando è che possiamo dire che è nata la metafonia, no? Quindi sono andata a scartabellare, a cercare tutto quanto. Allora, è un fenomeno che non è recente. Infatti, si presuppone, che le prime persone che, in qualche modo si interessarono di queste voci che si sentivano furono i personaggi che erano di sopra di qualunque sospetto di ciarlataneria, cioè, scusate, mi si è ingrippata la lingua, tra i quali Guglielmo Marconi, Thomas Edison, che per primi si resero conto che nelle normali trasmissioni radio c'erano sottofondo delle voci che non dovevano esserci. E
E questa cosa, diciamo che non c'è nessuna documentazione a riguardo, ok, però diciamo che questa cosa, in qualche modo loro dopo si impegnarono su questo percorso, quindi vuol dire che qualcosa, arrivò sicuramente, a cui loro non sapevano, all'epoca non seppero dare delle spiegazioni, no? Quindi fecero questo percorso. Peraltro, già nel 34, durante una seduta spiritica condotta da una medium abbastanza conosciuta all'epoca, che si chiamava Bice Valbonesi, alla presenza del presidente della Società Italiana Studi Psicofonici, l'ingegner Lorenzo Mancini, si presentò un'entità che sosteneva di essere uno scienziato e predisse che negli anni a venire sarebbe stato scoperto nel campo dell'elettromagnetismo qualcosa che avrebbe consentito di parlare con i defunti in maniera diretta. Allora, questo è, diciamo, un'anteprima. In effetti, torniamo a parlare di elettromagnetismo, ok? Quindi questa cosa, può darsi che c'entri con la metafonia, no? Che sia proprio un discorso di questo tipo. Quindi questi sono i due personaggi che in qualche modo iniziarono a avere qualche sentore che c'era qualcosa di più delle onde radio, ok? La persona di cui, diciamo, nel percorso della metafonia, nel 52, nel laboratorio di fisica dell'Università del Sacro Cuore di Milano, Padre Agostino Gemelli, il famoso Padre Agostino Gemelli, quello dell'ospedale, a cui è intitolato l'ospedale di Roma, e il suo amico e collaboratore Padre Pellegrino Ernetti si trovarono di fronte al fenomeno mentre stavano registrando dei canti gregoriani. Padre Gemelli udì improvvisamente sul nastro la voce di suo padre che lo chiamava con il soprannome che lo chiamava quando era piccolino, no? Quindi immaginatevi questi due preti che si trovano, mentre stanno facendo una registrazione, il momento di sconforto perché lui praticamente successe così, si incantò il nastro, che una volta era in registrazione c'era il nastro e il filo, no? Quindi c'era il filo che si tendeva e ogni tanto con questi strappi stop e vai si fermava, si bloccava di colpo e quindi si spezzava. Quindi Padre Gemelli, sconfortato all'ennesima rottura del filo, disse: "Papà, aiutami", ma era un suo modo di dire così, come possiamo dire aiutami, no? E proprio in quel momento, a seguito della frase detta da Gemelli, si sente: "Certo che ti aiuto", no? Quindi lui dice, era con Ernetti, dice: "Ma questo è mio padre". E lui fa: "Ma non è possibile". Rimettono la registrazione e gli dice: "Ma sei veramente tu?" E si sente la risposta: "Certo che ti aiuto Zuccone", cioè Zuccone, cioè Testone l'aveva chiamato come lo chiamava da piccolo, un soprannome affettuoso, assolutamente affettuoso. Peraltro, peraltro voglio dire, questa cosa è riportata anche, che io l'ho visto in un video di YouTube che vi consiglio di andare a vedere, di padre Ulderico Magni, che era una persona, un grande studioso è stato e anche un grande testimone di questi fenomeni. E lui racconta proprio questo fatto di Padre Gemelli e Padre Ernetti che per primi nel 52 spontaneamente ricevettero questa voce che Padre Gemelli riconobbe come quella di suo padre e rimasero esterrefatti. Pensate che cosa può essere successo nella loro mente, no? Tanto che loro non si fermarono. Presero la registrazione, andarono dal Papa, che era Papa Pio XII, e andarono a portargli questa registrazione chiedendo un parere ovviamente al Papa, no? Il Papa l'ascoltò, si dice così, riporta il testo, anche su più testi, insomma, ho trovato questa cosa, se non sbaglio anche il padre Lebrun aveva confermato questo. Però non ho trovato, diciamo, riferimento, diciamo, sul cartaceo. Praticamente portò questa registrazione il Papa l'ascoltò, ok, e rimase stupito perché anche lui, insomma, ovviamente si confrontò con una cosa immensa, no? Soprattutto per un religioso. Alla fine si disse che il Papa disse: "Caro Padre Gemelli, lei non ha davvero nessun motivo di preoccuparsi. L'esistenza di queste voci è un fatto rigorosamente scientifico. Questo esperimento potrebbe divenire la pietra angolare di un edificio per gli studi scientifici che rafforzerà la fede nella gente dell'aldilà". Ecco, poi questo si dice che pa il Papa disse a Padre Ernetti e Padre Gemelli, quindi confermato anche da Padre Ulderico Magni, ecco.
non condannò, ok, questa cosa, perché si rendeva conto che era assolutamente oggettiva, cioè non è che loro avessero fatto chissà che cosa, semplicemente era arrivata e non faceva altro che testimoniare che i nostri cari ci sono ancora, è cosa che, voglio dire, è così, perché chi fa metafonia sa perfettamente che è così, cioè esistono in una dimensione parallela. Poi noi la chiamiamo paradiso, ognuno può pensare, però esistono, cioè loro continuano a dire che sono vivi, continuano a dire qua viviamo, c'è un mondo, prati, mare, cioè molto simile alla nostra terra, molto simile alla nostra terra. Quindi voglio dire, e sono tutti estremamente gioiosi, felici, parlano di Dio, parlano di luce, poi Dio è uno, capito, il tutto, adesso senza fare, capito, però c'è un Dio superiore, come posso dire, una regia superiore, ok? Quindi questa cosa ritengo sia molto importante e soprattutto che la metafonia sia nata in un contesto assolutamente religioso, perché comunque questi erano tutti e due preti. Quindi questo in qualche modo, secondo me, come posso dire, toglie qualche dubbio, se qualcuno l'avesse, che la metafonia possa essere qualcosa di non buono o peggio ancora, ecco, non voglio neanche dirlo perché non fa parte del mio modo di pensare. Quindi assolutamente, ribadisco, per me è stato un segno di grande conforto. Per me personalmente questa cosa mi ha stupito veramente parecchio, devo dirvi la verità. Quando la lessi, e ancora adesso che l'ho ripreso, mi ha fatto pensare molto. Peraltro, Padre Ernetti, però facciamo una parentesi perché non è proprio che parliamo di metafonia, ma di un'altra forma di, diciamo, di metafonia, di metavisione. Padre Ernetti si entusiasmò così tanto, che non era proprio l'ultimo venuto neanche lui, che continuò i suoi studi fino ad arrivare al famoso cronovisore. Questo è quello che adesso vi spiegherò perché è giusto anche inquadrare le persone nella loro, capito, dimensione, no? Praticamente Padre Ernetti nacque a Rocca Santo Stefano nel 1925 e scomparve sull'isola di San Giorgio Maggiore nel 94, 1994. È stato un musicologo, monaco, inventore ed esorcista italiano, quindi voglio dire, aveva tutte le carte in regola per poter giudicare. È noto soprattutto per aver svolto ricerche in campi ritenuti non convenzionali dalla comunità scientifica. Uomo di notevole erudizione, filosofo, Ernetti fu un esperto di musica e di storia della musica antica in particolare, fu monaco benedettino presso l'abbazia di San Giorgio Maggiore a Venezia. Presso l'abbazia ha sede l'istituto di prepolifonia, fino a poco tempo fa unico esistente al mondo, dove fin dal 63 Ernetti ha insegnato prepolifonia, ovvero la musica antica anteriore alle notazioni. Il principio fisico che permette allora, praticamente Ernetti ha inventato, si dice, ok? Una macchina che era capace, e ve lo dico perché anche se non tratta metafonia, ma delinea il suo livello di intelligenza e comunque di voglia di ricerca e di esplorazione, il cronovisore, una specie di macchina del tempo, come la macchina di Ritorno al Futuro, quello del film, ecco, quella è fatta in maniera cinematografica, però lui inventò questa macchina. E diceva che questa macchina riusciva a vedere come dei fotogrammi tridimensionali degli eventi passati e anche probabilmente futuri, no? Infatti lui diceva che aveva assistito alla rappresentazione di Este del 170 a.C., una tragedia perduta del poeta latino Ennio, di aver completato l'opera trascrivendo le parti mancanti. Ernetti ha affermato di aver udito le voci di Benito Mussolini e Napoleone Bonaparte. Quindi voglio dirvi di aver assistito alla passione e crocifissione di Nostro Signore, in cui avrebbe realizzato anche alcuni scatti, che poi non so bene, perché dopo quelli dissero che erano falsi, che non erano veri, non si capisce bene lì cosa sia successa. L'esistenza di questa macchina non è mai stata dimostrata e Padre Ernetti, per il resto della propria vita, si chiuse in un riserbo assoluto su questo argomento. E io penso di capire anche perché. Più recentemente il teologo ed esperto di transcomunicazione strumentale, padre François Brun, ha riportato come molti anni alle cronache l'avveniristico ipotetico cronovisore con un suo libro pubblicato nel 2002, libro che io ho ma non ho in questa libreria, quindi l'avevo letto questo libro. Quindi questa macchina, che
che riusciva comunque a riportare, a vedere dei fotogrammi del passato, lui si dimostrò molto entusiasta, però alla fine questa cosa venne quasi spenta, ecco, come se non volesse dare certe informazioni, non volesse più dare queste informazioni. Probabilmente si era accorto, penso io, che questa cosa comunque avrebbe sconvolto più di un equilibrio, cioè voleva dire che non c'erano più segreti per nessuno, né per gli stati né per nessuno, perché la verità era tutta, tutta verificabile. E quindi questa cosa è stata messa a tacere, secondo me anche con qualche, insomma, cioè diffusione di materiale non propriamente idoneo, diciamo, no? Perché lui è una persona assolutamente uno studioso. E quindi io, come posso dirvi, penso che l'abbia messa a tacere per necessità. E infatti io ho trovato peraltro un pezzo su internet, difficile spiegare in questa sede quali furono le conclusioni fisiche a cui Pellegrino Ernetti riesce ad arrivare, ma si possono semplificare appoggiandosi a una certa tradizione esoterica che parla di archivi akashici. L'Akasha in sanscrito è lettere, quindi come se rimanessero nell'etere dei fotogrammi della vita, ok, di tutte le vite, di tutta la storia dell'umanità, e noi possiamo andare dei fotogrammi indietro oppure dei fotogrammi avanti. Capite questo passaggio? Ecco, e io penso che sia vero perché nella mia vita ho avuto delle esperienze in cui ho visto degli episodi sia del passato mio e anche del futuro che poi si sono avverati assolutamente esatti, come se io fossi andato qualche fotogramma avanti e avessi visto degli episodi della mia vita. Questo l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi posso dire che penso che sia credibile questa cosa, che c'è veramente una memoria come un filmino, no? Quindi si può andare un fotogramma avanti e un fotogramma indietro. Lui, uno scienziato, probabilmente ha trovato la forza di trovare la strada per fare questa cosa. Allora, una cosa interessante che lui diceva, che praticamente in questa tesi, peraltro, di questo discorso dell'etere, no? Secondo questa tradizione, l'esistenza è circondata da una sorta di pellicola, quello che vi sto dicendo, no? Quindi tutto il passato è alla nostra portata, sarebbe sufficiente trovare uno strumento che riesce a intercettare e decodificare questa sorta di pellicola. La tesi non è completamente campata in aria, tanto che ne era convinta anche Jung, che quindi, secondo cui tutto quello che accade si registra da qualche parte. Un altrove che nel quale il nostro inconscio, se vuole, può andare ad attingere. Secondo Ernetti, queste registrazioni avvengono sotto forma di onde che è possibile captare. E anche qui io devo mettere un punto, perché anche a me, diciamo, quando ho ricevuto delle comunicazioni in cui magari una frase non era molto chiara, per fare un esempio, loro non mi parlavano di errore, ma mi parlavano di onda anomala, come se quello che io registrassi è un'onda che arriva e io avevo l'onda arrivata male, un'onda anomala. Cioè, non ha importanza, è un'onda anomala, poi per dire è sbagliato, non l'ascoltare non va bene. Quindi ritorno a questo discorso delle onde e lo ritroveremo anche con Jurgenson, questa cosa delle onde. Quindi vedete come tutti i personaggi che sono vissuti in epoche diverse si ritrovano con le stesse conclusioni. Ed è molto interessante questo lavoro. Ecco. Allora, il suo racconto è molto fumoso, ma pare che pochi anni dopo gli esperimenti con padre Gemelli, padre Ernetti riunisse un'equipe di 12 persone che dovevano rendere attuabile il progetto. Fra gli altri cita Enrico Fermi e von Braun, quindi voglio dire persone tutte di un certo calibro, ok? A breve il sogno diventa realtà, il primo cronovisore è pronto e funzionante. Lo stesso padre Ernetti così descrive la sua straordinaria scoperta che permette di vedere il passato. Non è come un film, ma un ologramma a tre dimensioni in rilievo. I personaggi non erano molto grandi, pressa poco la dimensione dei nostri schermi televisivi, in bianco e nero, ma con movimento e con suono. Quindi, capite? Potevamo regolare il nostro apparecchio sul luogo e sull'epoca desiderati. Più esattamente, sceglievamo qualcuno che volevamo seguire e lui che vedevamo. Ciascun uomo possiede un genere d'onda. Ascoltate, vedi che torna il discorso dell'onda, no? Una sorta di emanazione che gli è propria, un po' come una firma, come un'impronta digitale. Dunque, è qualcuno che noi vediamo e continuiamo a vedere in tutti i suoi spostamenti. Ok, quindi vi rendete conto, no? Quindi si regolava l'apparecchio sull'onda e su questa riuscivano a vedere. E quindi loro dissero che padre Netti disse: io ho ascoltato dal vivo i discorsi di Cicerone, vede la Roma dei tempi di Traiano, segue Napoleone nelle sue battaglie, assiste alla tragedia perdura del quinto ennio, ne abbiamo parlato prima,
E quindi voglio dire, partecipa alla crocifissione di Cristo e alla sua resurrezione. E poi che fine ha fatto il cronovisore? Ecco, questa è domanda che tutti ci siamo fatti, io per prima. Lui ancora Padre Netti si è smontato, ma in luogo sicuro. Inoltre hanno depositato gli schemi presso un notaio in Svizzera, in altri in Giappone. Naturalmente c'è una copia anche a Roma. Questo apparecchio può captare tutto, in passato di ciascuno integralmente, senza eccezione. Non c'è più alcun segreto di Stato, alcun segreto scientifico, industriale o commerciale. E in questo c'è tutta la spiegazione perché questa cosa è scomparsa, è scomparsa. Perfetto. Eccoci qua, ci stiamo ricollegando. Solito problema, questa zona con la linea è un pasticcio, veramente un pasticcio. Quindi, ecco, eh sì, sono riuscita, non so quanto durerà, infatti adesso, siccome la mia intenzione era comunque di fare degli incontri di 45 minuti, no, come una normale lezione accademica, siamo quasi arrivati alla fine, però quantomeno volevo chiudere questo discorso, no? Quindi, stavamo dicendo di Padre Netti. E quindi questo personaggio è riuscito comunque a creare qualcosa di eccezionale, così eccezionale che alla fine è stato occultato in qualche modo. Ecco, diciamo che si è persa traccia di questa macchina, no? Però ritenevo opportuno dire questa cosa per far capire come questa persona, questo Padre Netti, avesse una mente aperta e si fosse spinto veramente oltre ogni limite, ecco quello che voglio dirvi. Anche se non riguarda prettamente la metafonia, è giusto dirlo perché fa capire il personaggio, fa intuire il personaggio. Quindi devo dire che trovo che sia molto interessante questo particolare. Ecco, questo è stato il discorso, diciamo, le basi, ecco, le basi da cui si è partiti per poter arrivare alla metafonia. Perché comunque sono stati, diciamo, i primi passi. La prossima volta che ci incontreremo, che sarà il 25 di aprile, parleremo, perché non voglio iniziare adesso che siamo quasi sul finire, di Fredrik Jørgensen, che è stato un grandissimo studioso di metafonia. Quindi lui è un personaggio veramente interessante. Io, come potete vedere, mi sono armata di pazienza, questo voi lo vedrete al contrario, però è dialoghi con l'aldilà. Fredrik Jørgensen, esperienza unica e toccante raccontata dall'uomo che ha scoperto il mondo di comunicare con i defunti attraverso la radio e il registratore. Ecco, lui parla di defunti, io non li chiamo mai defunti, ma li chiamo diversamente vivi perché non ho mai sentito parlare loro così di se stessi, continuano a dire che sono vivi, no? E lui, diciamo che Jørgensen è stato uno dei pionieri, se forse il primo, diciamo, il più conosciuto di queste voci, no? Lui le chiamava ancora voci dei defunti ed è curioso che io leggendo il libro, oltre ad aver trovato, come posso dirvi, tanti riferimenti a quello che io provo facendo metafonia, quindi quando lui parla, per esempio, me li sono segnati, parla della velocità di queste frasi, infatti le voci metafoniche sono molto veloci, ecco perché noi le rallentiamo per rendere, diciamo, udibili per le persone, no? Quindi la velocità, le onde, anche qui torniamo al discorso di onde, come Padre Netti, come succede a me, che parlano sempre di onde, onde anomale, arrivata all'onda, come per dire che sono onde di energia, onde elettromagnetiche, immagino, penso, ecco. E poi il poliglottismo, cioè nella metafonia spesso vengono usate a random delle parole o in inglese o in francese o qualcosa in spagnolo e sono proprio delle piccole parole che non cambiano chiaramente e non distorcono il significato del messaggio. Io penso, e lo pensava anche Jürgensen questa cosa, che lo facessero per far capire a chi ascoltava che non era una riproduzione casuale, perché se tu su 20 parole, ne metti una sola in mezzo in inglese, capisci che non è perché ci ho lasciato il nastro e è venuto fuori una frase tutta uguale che sembra italiano. Ok, perché se io in mezzo metto una o due parole in inglese, questa cosa,
cambia, capite? C'è proprio un'intelligenza dietro, ecco questo che volevo dirvi. Quindi questa cosa, io rileggendo questo libro, mi sono fatta tutti gli appunti, ho trovato che ci sono proprio delle, malgrado siano passati tanti anni, perché pensate che Jurgenson fece la prima registrazione, se non sbaglio, il 12 giugno del 59, adesso qui non ho la cosa, ma comunque mi pare proprio di ricordare esattamente, lui è nato nel 1903, è morto a Stoccolma il 15 ottobre dell'87, ecco, quindi voglio dirvi. L'11, eh sì, 12, scusate, il 12 giugno, non l'11, del 59, lui fece gli esperimenti, capito? Quindi cominciò a sentire, e anche lui casualmente, notate che anche lui fu una cosa casuale, cioè la metafonia entrò casualmente nella sua vita, non ricercata, spontaneamente, come è successo a me, la stessa cosa. Quindi lui faceva delle registrazioni, peraltro del canto degli uccelli con il registratore messo sulla finestra, e si è accorto che arrivavano sotto delle voci, capito? Quindi voglio dire, è molto interessante, però io ritengo giusto e corretto, visto che comunque è un discorso che vorrei aprire in una lezione, cioè in una lezione, insomma, in un incontro, e fare tutto su Jurgenson. Penso che sarà una cosa molto molto interessante. Quindi la prossima volta noi affronteremo la vita di questa persona, impareremo a conoscere. Peraltro anche lui era un pittore, quindi abbiamo una passione in comune, e parleremo di tutto quello che gli è successo e le conclusioni a cui lui era arrivato. Quindi ritengo che sia giusto avere tutto il tempo e la calma di poterlo fare, connessione permettendo, perché purtroppo la mia zona è poco servita e io ho sempre questo problema che mi cade la linea. Però vabbè, insomma, siamo riusciti a fare comunque nei nostri 45 minuti che ci eravamo più o meno messi in testa di fare. E quindi io adesso vi ringrazio tutti voi che siete stati così presenti. Io cercherò di rispondervi nelle prossime ore, perché poi sapete che questa registrazione passerà su YouTube, e quindi prima che succeda questo cercherò di rispondere se c'è qualche domanda, insomma, a cui posso rispondere. Spero di essere stata abbastanza esaustiva e vi ringrazio di essere stati con me e vi do appuntamento il 25 di aprile, sempre alle 3, sempre su Focus 3D, i misteri della vita. Un abbraccio a tutti, grazie, grazie infinite.